un po' i problemi che vivono tutti gli istituti delle case popolari in Italia. Naturalmente l'azienda milanese è molto grande, abbiamo 70.000 appartamenti, quindi voglio dire che l'ordine di grandezza diventa grande anche per il fatto che la nostra è una grande azienda. L'azienda ha problemi di risorse, ha problemi naturalmente di ammodernamento della struttura, stiamo facendo uno sforzo per avere un piano di risanamento importante approvato dalla Regione Lombardia e contiamo con gli aiuti che ci dovrebbero arrivare a giorni di poter rimettere le cose a posto. Perché diciamo l'ALER, oltre ai problemi di gestione che sono notevoli perché ci sono tante persone, oltre 23.000 domande che chiedono un tetto, ha un problema di dissesto interno che ovviamente è una roba che arriva da lontano, no? Per quale motivo siete 60 milioni di euro sotto se non sbaglio? Guardi, arriva da lontano perché il fabbisogno finanziario di ALER, in base alla legge che è stata fatta in Regione Lombardia, ma anche in altre regioni d'Italia, prevede un equilibrio finanziario fra le entrate dei canoni e le spese che l'ALER deve sostenere. Per vari motivi di carattere anche sociologico, sociale, non si riesce ad avere naturalmente i canoni da tutti gli inquilini. Abbiamo un tasso di morosità che è pari a un terzo. Un inquilino su tre non paga l'affitto. E molto spesso non paga neppure le spese che l'azienda deve anticipare. Al netto sono 60-70 milioni di mancati introiti che naturalmente pesano sul bilancio dell'azienda. Che bisogna fare adesso, Presidente, per fronteggiare questa situazione che ormai è diventata una situazione di emergenza? Stiamo facendo parecchie cose, stiamo intanto cercando di ridurre le spese all'interno dell'azienda, abbiamo ridotto per esempio le consulenze dell'80%. Andiamo a chiudere tutte le società partecipate dall'azienda, andiamo anche a ridurre in parte il personale, abbiamo ridotto già di una sessantina di persone. Stiamo facendo una serie di attività che nel tempo potranno strutturalmente far sì che l'azienda possa camminare con le proprie gambe e quindi dare Al di là risultati. di questo, però, per quanto riguarda il problema proprio degli alloggi, la gente chiede case che non ce ne sono abbastanza, 5.000 sono quelle da risistemare e come riuscirete a intervenire, a dare delle risposte? In sintesi, perché siamo in chiusura. Sì, senz'altro, perché in effetti abbiamo 5.000 appartamenti vuoti, ma voglio spiegare che sono vuoti perché non abbiamo le risorse per sistemarli e noi non possiamo locare appartamenti che non sono in buono stato locativo. Quindi ci vogliono soldi, soldi per Ci risistemarli. vogliono perlomeno 60-70 milioni per poterli rimettere a posto tutti. Abbiamo già avuto 20 milioni dalla regione e stiamo aggiustando case al ritmo di 60 al mese, quindi uno sforzo viene fatto e speriamo di fare sempre di più. Grazie allora al Presidente, io vi restituisco.